un grandissimo successo all'interno dell'anno 2014 e non solo all'interno di questo Cosmoprof 2014. È il discorso della trigopigmentazione, del trucco permanente, di cui sono leader per la formazione, il gruppo Orsini e Belfatto. Io sono con Tony Belfatto. Ormai 22 anni che ci occupiamo di formazione nel campo della dermopigmentazione. Forse questo successo è anche dovuto al fatto che siamo un'azienda fatta da dermopigmentisti, quindi noi tutti i giorni facciamo questo sul campo, e quindi in primis possiamo erogare consigli utili riguardo la formazione, quindi tecniche applicative ma anche attrezzature che poi vengono impiegate per questa specializzazione. Per quanto riguarda la tricopigmentazione, è un nostro brevetto sia a livello di nomenclatura, quindi la tricopigmentazione è un nome che abbiamo inventato noi nel 2004 e registrato. Abbiamo inventato poi le attrezzature idonee, i pigmenti, quindi ecco, oggi abbiamo questo riconoscimento a livello mondiale perché piano piano stiamo espandendo un po' le nostre vedute, quindi in altri territori oltre a quello italiano, e stiamo riscontrando un ottimo feedback, e quindi siamo felicissimi quindi di confrontarci con altre realtà. E oggi infatti avremo qui su questo palco anche diversi personaggi del parterre mondiale della dermopigmentazione. Payoff dell'azienda è emozione nella pelle, perché noi diamo in qualche modo questa sensazione, quindi sia l'emozione che prova il cliente quando si vede risolto un inestetismo come una calvizie o un esito cicatriziale, l'emozione che si avverte nel fare questo trattamento e l'emozione che abbiamo noi inevitabilmente quando vediamo i visi soddisfatti appunto e felici di questo risultato in genere. Ennio Orsini è l'altra parte della Orsini e Belfatto, ugualmente importante, oltre alla formazione, l'utilizzo di attrezzature che siano più professionali possibile, studiate nel minimo dettaglio, e anche una linea di prodotti. A questo ci avete pensato un po' per tutti quelli che sono i trattamenti. Quali sono i principali macchinari che proponete al mercato e che state utilizzando e stanno ottenendo un successo enorme? Noi abbiamo lanciato sul mercato queste due linee produttive, Sonora e Morelia. Sonora è dedicata al trucco permanente, quindi esclusivamente per chi vive di trucco permanente. Morelia invece abbiamo studiato questa attrezzatura per chi poi non fa solo trucco permanente ma anche tricopigmentazione. La grande rivoluzione oltre a queste due attrezzature è la attesissima linea di pigmenti Chromaderm, una linea composta da 35 colori bellissimi, abbiamo scelto selezionandoli personalmente sia io che il mio socio Tony, e ad un prezzo molto concorrenziale. Probabilmente un motivo molto migliore per sceglierci è questo, cioè noi viviamo di trucco permanente, noi ci siamo ritrovati un po' qui quasi per gioco, non nasciamo commercianti, noi nasciamo tecnici, animali da cabina, e quindi sceglierci perché? Perché in qualsiasi momento si ha la certezza che dall'altra parte del mondo ci sono Ennio e Tony che stanno comunque facendo dei trucchi permanenti e quindi potrebbero capire determinate difficoltà. Quindi siamo sostanzialmente un'azienda fatta da dermopigmentisti. Incontriamo Lul Moshi, che è un imprenditore israeliano che ha avuto questo incontro con questi imprenditori. L'importanza nel conoscerli e soprattutto qual è il suo giudizio su quella che è la loro competenza, la loro professionalità applicata in questo campo. Tony and Ennio, first of all, they are artists. They not just following the regular steps like people doing, you know, to cover or to make some colors in the eyebrows. Every time it's art, every time it's taking but small details, and you can see that people know what they are doing. They have a system about not just creating beautiful effects, also a lot of knowledge about the skin, type of skins, and also how the skin builds, how the needles theory, everything. So I can say that they are leading the world now. They're going to be, I think, in the coming future, much more big. It's a promise.
perfetta sinergia tra imprenditori, formazione e impresa, in questo caso mondiale, è importantissima. Dove arriverete in questo campo? My vision for the company is two things. First of all, those kind of treatments make good to people. And you know, if you do something that's good for people, it's 100% success. L'invito è quello di provare a sceglierci per vedere se il vostro prodotto subirà dei miglioramenti. Futuro cosa prevede per la Orsini Belfatto? Non vorrei adesso anticipare dei progetti, ma sono bellissimi, un futuro bellissimo. www.orsinibelfatto.com